fare festa è sempre tanto, soprattutto dopo il periodo difficile che abbiamo attraversato negli ultimi anni, che come sappiamo ben tutti e abbiamo parlato sulla nostra pelle, ci ha allontanato da quelle che sono le cose belle della vita, come può essere una serata passata mangiando e bevendo in compagnia degli amici. Ecco, proprio perché c'è tanta voglia di ritornare a vivere questi momenti, una delle realtà, dei momenti, delle manifestazioni storiche nel territorio canavesano che da un po' di anni mancava, ovvero la festa dei Sarassi, torna a essere protagonista nel 2023. Per saperne di più, siamo qua con due ospiti. Buongiorno. Buongiorno. Siamo con Vera Serena, presidente della Prologo di Salassa, esatto. E con Claudio Volatto, che buongiorno. È vicepresidente e anche cassiere dell'associazione. Allora, con voi chiacchieriamo e raccontiamo un pochettino di questa nuova edizione, il ritorno di Salassi, l'avete esatto. ribattezzato. Vera, partiamo con te. Questo evento che torna dopo quasi 10 anni. Esatto, dopo quasi 10 anni, perché c'è stata una forte richiesta, prima di tutto dalla popolazione, dalle persone che incontravamo e poi proprio dal mio stesso direttivo, perché praticamente siamo in 15 con tanta voglia di fare, tanta voglia, molto uniti, e quindi era già un po' di anni che volevamo ripresentarci con la classica notte di Salassi. C'è stato il problema pandemia, abbiamo dovuto sospendere il tutto, certo. E da un po' di mesi abbiamo iniziato a programmare e finalmente la serata del 23-24 e il pranzo del 25 giugno ci sarà la festa. Bene. Claudia, appunto, entriamo un pochettino in questa festa che cambia rispetto a quello che era il classico, perché una volta la festa era il sabato sera ed era una notte. Era una notte sola. Invece quest'anno avete deciso di fare, appunto, come ha anticipato Vera, 3 appuntamenti diversi. Hai voglia di raccontarci? Allora, l'inizio, il primo anno della Notte dei Salassi è iniziata nel 1980 ed era molto, molto alla buona, nel senso che si mangiava in piedi, si mangiava seduti per terra, si mangiava, portavano i tavolini da picnic e siamo andati avanti così per parecchi anni. Poi pian pianino la cosa si è evoluta, si è stata messa una struttura con tavoli e sedie, perché non sempre il tempo ci ha graziati, qualche volta ha anche piovuto ben bene, quindi ha creato dei problemi. E poi si faceva comunque tutta la notte, dalla sera fino alle prime luci dell'alba, si mangiava e si beveva fino all'esaurimento forza. Lo ricordo, ho anche partecipato a un po' di feste, bellissime. Poi, pian pianino nel 2013 poi l'abbiamo sospesa perché abbiamo avuto dei problemi, abbiamo pensato di rinnovarci un po' facendo queste 3 sere. Una sera, il venerdì sera, è dedicata ai giovanissimi, con il Trash College, che è tipico dei giovanissimi. E poi sabato invece per persone un po' più adulte, con gli Explosion Band, con un menù diverso da quello del venerdì. Il venerdì avremo panini, pizze, invece il sabato un menù un po' più da adulto. E poi domenica mezzogiorno si concluderà la festa con la biciclettata, è organizzata da Sud alla Tour. Storico, anche gruppo Maier, che abbiamo fatto conoscere tutti. E finiremo la festa appunto domenica a mezzogiorno con un menù pasta e patatine grigliate e gelato. Finiremo, bene. Speriamo in bellezza che il tempo, che piova adesso, che poi non piova più. Assolutamente. Speriamo. Speriamo che assolutamente siano giorni intensi e belli. Vera, è importante per quello che può essere la realtà, una piccola realtà come Salassa, un evento del genere. Appunto, come anticipato anche da Claudia, iniziato 40 anni fa, ci vuoi raccontare un po' quello che vi spinse in questi anni a portare avanti questo discorso? Perché dietro si parte da una storia dei Salassi, di una popolazione che è realmente esistita secoli avanti Cristo, che ha lasciato un segno indelebile nella storia. Voi avete ripreso un po' questa cosa qua e l'avete trasformata in un momento di festa. In effetti, allora, i Salassi erano una popolazione del ceppo ligure, comunque, che abitava nelle nostre zone, nelle nostre valli, Canavese, Orco e Soana, oltre che la valle della Bassa Valle d'Aosta. E i Salassi, già come popolazione proprio antica, era una popolazione che mi piaceva molto festeggiare le vittorie sui nemici, mangiando e bevendo. E quindi praticamente su questa scia, nel 1980, la Proloco è partita facendo in modo che si facesse una festa in onore ai Salassi, visto che il nostro paese si chiama Salassa, e è nata la classica festa dei Salassi.
una notte di bagordi, di divertimento, di musica, di festa, che sicuramente ha lasciato un segno positivo in tutti e speriamo che questi tutti abbiano voglia di tornare a trovarvi, immagino. Ma io faccio un appello in effetti, che visto che tanti me l'hanno chiesto, perché non fate più Salassi, me l'hanno chiesto dalla Liguria che venivano, me l'hanno chiesto dal Biellese che venivano con i pullman, e quindi ne abbiamo parlato tutti insieme, per questo che abbiamo deciso di rifare non più una notte intera fino alle 6 del mattino, perché è impossibile. Anche però, perché oggi qualcuno si lamenterebbe. Esattamente. Però facendo le due serate e la concludendo con la domenica. Esatto. Guarda, il Prologo di Salassa, associazione che appunto è insieme in collaborazione col Comune, organizza, allestisce questo momento. Ti chiedo però appunto quanto è importante che ci sia un gruppo come il vostro, un gruppo che sta lavorando tanto, ha lavorato tanto e lavora non solo per la notte di Salassi, ma lavora per tante manifestazioni comunque per il bene del proprio paese. Diciamo che è un po' di tempo che stiamo lavorando veramente tanto, anche perché tanti di noi comunque lo fanno come un secondo lavoro, cioè dando il proprio tempo libero a disposizione della Proloco, perché per esempio io lavoro ancora, ce ne sono altri che lavorano ancora, quindi non è come era una volta che ai tempi di mio papà erano tutti in pensione molto giovani, avevano molto più tempo a disposizione. Sono cambiati un po' i tempi, noi proprio dedichiamo il nostro tempo e ultimamente stiamo veramente lavorando tanto per questa festa, ci mettiamo un sacco di impegno, speriamo di raccogliere il consenso della gente, del pubblico, quindi venite numerosi. A questo punto chiudiamo, facciamo questo appello. Venite a fare festa. Vi aspettiamo numerosi, visto che è l'anno che ricominciamo, è l'anno della rinascita. Proviamoci di nuovo, aiutateci e venite a seguire i prossimi anni. Certo, naturalmente ricordiamo che chi avesse bisogno di sapere qualche informazione in più, c'è il sito internet della Proloco. Certamente. Si può trovarvi sia su Facebook che su Instagram. Quindi ci sono poi. Siamo presenti ovunque, chi ha bisogno di informazioni ci siamo. Quindi appunto rinnoviamo questo invito a tutti per passare due serate e un pranzo, una mattinata, un evento domenicale che appunto possa unire tutti, grandi e anche i più giovani. Appuntamento a Salassa, ricordiamo il 23, 24 e 25. Vi aspettiamo numerosi. Alla sera dalle ore 20. Alle 2. Mentre invece la domenica mattina, appuntamento dalle 9:30 per il ritrovo, e dalle 10 pedalata. Pranzo. Pranzo, esattamente. Bene, Claudia, grazie. Grazie a voi, grazie a tutti. Buon lavoro. E vi aspettiamo. Sicuramente vi aspettiamo. Grazie mille. Grazie ancora. Grazie, arrivederci. Grazie.